non viene presa nessuna iniziativa per cercare di aiutare un po' questi commercianti che sono nella zona. Sono sempre meno e via via che aprono durano pochissimo. È veramente una zona... ma ci sono proprio dei momenti completamente zero, non si vede nessuno. Chiedono più iniziative, più eventi, chiedono insomma di riaccendere i riflettori sulla zona che soffre benché si trovi solamente a pochi metri di distanza dal centro storico che vive, da un'altra piazza, quella di San Francesco, cuore della movida aretina. Sono gli operatori di Piazza della Badia ad Arezzo. Come fanno in Piazza Grande, cose belle, importanti, cercare di portare qualcosa di bello anche qui, che attiri gente. C'è la metà dei fondi che non hanno nessuno dentro, sono chiusi. E poi hanno l'attività che nascono qui, hanno delle sopravvivenze brevi. Poi il rispetto vicino alla piazza. Questo la notte diventa il parcheggio di Piazza San Francesco. Quindi macchine, qui c'è un divieto di sosta, non viene rispettato, non c'è vie, bottiglie di vetro, cosa. Basterebbe rispettare le regole lasciando il suo spazio. Non ci correrebbe tanto. E poi far vivere la piazza con dei tavoli, qualcosa, che già ci sono ma in forma minore. Lasciare spazio a un po' le iniziative. È che le cose che funzionavano dopo un po' sono state trasferite da altre parti. Ad esempio la prima edizione dello street food è stata fatta in Piazza della Badia, doveva diventare l'evento clou della piazza e appena l'evento ha funzionato, via, spostato da un'altra parte. Altre cose invece che noi abbiamo proposto negli anni passati sono state tra virgolette cassate, oppure quello che c'è stato in Piazza Grande l'altro giorno dedicato a Benigni. Noi è 4 anni che chiediamo in piazza di fare una programmazione del film La vita è bella. Per 4 anni non c'è stato modo di farla questa cosa, per una storia o per un'altra. E ora la fanno in Piazza Grande.